Salve a tutti, da Francesco Samani. In questa lezione desidero parlare di pedagogia. Molti mi chiedono se tutto questo e tutti questi video lezioni, insomma, sono funzionali per il concorso 2020 e ovviamente vi rispondo di sì. Cioè, sicuramente tante cose che vi sto dicendo sono determinanti e ovviamente voi probabilmente lo sapete, i più lo sanno già, altrimenti non, quei 24 CFU che vi hanno fatto fare non sarebbero serviti a niente. Allora, parliamo di essenzialmente pedagogia moderna, che è quella che vi interessa di più a voi, e in questa lezione che farò breve, perché voglio alternare lezioni magari più approfondite e lezioni brevi, voglio parlare di Froebel. Allora, sicuramente Friedrich Froebel ebbe diverse intuizioni pedagogiche che nel tempo si vennero a tradursi in istituzioni scolastiche. Praticò, sperimentò come progetto formativo lavorando con dei bambini, quindi fece diversi esperimenti e pratiche. E creò anche una fondazione chiamato Giardino Generale Tedesco dell'Infanzia. Questo, adesso vi sto parlando molto rapidamente e velocemente della sua vita. Per le idee che lui aveva era che il rapporto, quindi rapporto con la natura, non doveva essere mediato da logiche socio-economiche, quindi non mediato da logiche socio-economiche. Quindi cerca di arrivare a scoprire quali sono le leggi che regolano la natura, l'organizzazione della sua struttura interna, e lo fa cercando di trovare un principio generale di unità. Conobbe personalmente Schelling e si allineò con le sue idee, con le idee romantiche dell'epoca. Allora, Froebel valuta la prima fase educativa del bambino, quindi la prima educazione, con una corrispondenza dei primi mesi di vita. Quindi, dopo i primi mesi di vita, il bambino inizia a rappresentare spontaneamente l'interno nell'esterno. Rappresenta spontaneamente l'interno nell'esterno. In questa fase la funzione psicologica predominante è il linguaggio, che dà la possibilità al bambino di tradurre grazie all'impulso creativo che è in lui, e quindi traduce queste
rappresentazioni in azioni. Per Froebel, ogni atto umano è creativo. Sosteneva che la spontaneità del bambino va salvaguardata in ogni maniera. Per il bambino il gioco. Per il bambino è una situazione in cui sperimentare il concetto di unità, quel concetto che era tanto caro a Froebel. Cos'altro dire? Ovviamente è importante che il fatto che Froebel innesta dei mediatori didattici che possono in un certo senso semplificare il cammino dei fagiulli verso l'apprendimento. Quindi pensa che l'apprendimento scientifico debba essere intuitivo. Sto cercando di farvi una sintesi, che ovviamente non è facile sintetizzare la vita di un'intera vita di una persona. Direi di lavorare in questo senso, che se volete aggiungere dei commenti, perché ovviamente non è tra gli autori che dovrete studiare meglio, però sicuramente qualcosa in merito a questo autore dovete saperla. Quindi diciamo che cerco di fare questo video rapido, relativamente rapido. Sono tanto riconoscente a tutti coloro che stanno condividendo il materiale, perché in tanti me lo stanno chiedendo, però per motivi pratici e di tempo magari ho difficoltà a condividere tutto il materiale tramite i social network, Twitter, Facebook, WhatsApp, e insomma vi chiedo soprattutto se volete continuare a vedere questi video, di eventualmente fare un copia e incolla dei link e condividerli, che ne so, sui gruppi studio di Facebook piuttosto che con i vostri colleghi. Vi ringrazio tanto, vi auguro una buona serata e io spero di risentirci presto. Un caro saluto da Francesco Samani.